I giovani, sicurezza stradale e alcol è il tema dell'incontro di questa mattina organizzato dal Rotary Club di Salemi. Accanto a me il presidente del Rotary Club di Salemi, Doriana Licata. Questa bellissima manifestazione come sta andando, come è nata? Allora, questa manifestazione è lo start-up di un progetto molto più complesso di prevenzione sanitaria itinerante che abbiamo voluto dedicare alla dea della saggezza Atena, perché secondo noi saggio è fare prevenzione. Oggi in questo start-up, nella N di Atena, perché Atena è diventato un acronimo, e quindi alimentazione corretta, terra da proteggere, educazione alla prevenzione, non nicotina, no alcol e attività fisica. Quindi questa è la giornata della N di Atena, del no alcol. Quindi abbiamo voluto lanciare questo messaggio e noi riteniamo che ancora i ragazzi non abbiano maturato la consapevolezza della sicurezza stradale, che è importantissimo usare il casco, mettere la cintura, non bere, non fare uso di sostanze stupefacenti. Ci siamo avvalsi di relatori di eccezione, che sono appunto il mio collega Paolo Falco, medico responsabile del SERT di Ribera, dell'onorevole Paolo Gandolfi, che nella commissione parlamentare nazionale trasporti e sicurezza stradale, nonché relatore del nuovo disegno di legge che è stato appena approvato alla Camera, l'onorevole Maria Iacono, Francesco Vinci, l'avvocato Vinci, che è il rappresentante dell'associazione Vittime della Strada. E un ringraziamento particolare va veramente sentito alla preside dell'istituto di superiore di Salemi, Francesca Accardo, per la disponibilità, per la sensibilità, e al sindaco di Partanna, che ci ha dato questa bellissima opportunità di poter svolgere questa manifestazione all'interno del castello medievale di Partanna, che fa da cornice appunto a questo tema importantissimo e delicatissimo per i giovani. I giovani infatti oggi sono qui presenti, un tema, un evento quindi proprio rivolto a loro, per sensibilizzare. Troppi giovani oggi iniziano appunto ad utilizzare alcolici già fin troppo piccoli. E infatti il messaggio che noi vogliamo lanciare ai ragazzi sarà quello di, appena si mettono sulla moto, appena accendono il motore della macchina, la prima cosa che dovrebbero fare, e lo dico non solo da presidente del Rotary o socia del Ferrari Club o socia del Porsche Club, che ringrazio per essere qui presenti oggi, ma lo dico da medico e soprattutto da madre di due bambini: la prima cosa che dovete fare, cari ragazzi, e parlo con voi, guardatevi allo specchio prima di accendere il motore e pensate che il vero sballo è la vita. Allora, sii saggio, guida sobrio, è il motto di questa mattina dell'evento organizzato dal Rotary, rivolto a tutti i ragazzi, non solo di Partanna. Assolutamente sì, è il secondo appuntamento che stiamo dedicando ai giovani in questo periodo, sempre in questa location, attraverso questa volta un meccanismo un po' diverso, cioè quello del coinvolgimento dei ragazzi, magari appassionandoli al mondo Ferrari e Porsche, che stamattina come i club relativi sono qui a partecipare a questo momento di guida sicura. È un momento sicuramente che va ripetuto nel tempo, una sensibilizzazione ai più giovani che deve arrivare un po' a renderli coscienti, ecco, di una guida sicura rispetto anche ai pericoli che si verificano puntualmente. E Partanna purtroppo è anche vittima di accadimenti degli ultimi tempi che ci lasciano ben sperare nel fatto che questa attività possa educare al meglio tutti i giovani. La scuola è il luogo preposto all'educazione e all'istruzione, e quale luogo migliore proprio per educare questi ragazzi ad un corretto uso intanto dei mezzi di locomozione, e in particolar modo, ecco, al corretto uso delle macchine, dei motorini, a mettere il casco, a guidare con prudenza. Questo è importantissimo. All'interno del contesto stesso scolastico noi abbiamo attivato una serie di attività a riguardo, relativamente appunto ad un percorso che è interdisciplinare a tutto il contesto scolastico, quindi già i ragazzi nel momento in cui arrivano a scuola in primo superiore fino a quando escono nelle classi quinte, noi lavoriamo molto sul concetto di sicurezza stradale. I ragazzi sanno bene che la vita purtroppo è appesa ad un filo e quindi occorre necessariamente avere una testa sulle spalle, e mettere il casco significa avere anche una testa responsabile sotto il casco. Di conseguenza tutti i docenti e tutta la scuola si prodiga per questo, anche attraverso manifestazioni come questa organizzata dal Rotary Club e anche da altre associazioni. Proprio 15 giorni fa ne abbiamo organizzata un'altra, dicendo anche ai ragazzi, facendo capire ai ragazzi che occorre assolutamente mettersi sulla macchina
o sul motorino, ma non bere alcol, e non solo non bere alcol, ma anche non usare i cellulari, perché molte morti delle nostre giovani generazioni sulla strada sono dovute sia all'uso di alcol, ma anche all'uso dei cellulari, ecco, che non vanno utilizzati assolutamente. Per cui che ben vengano queste iniziative proprio per formare i nostri giovani. Sì, saggio, guida sobrio, il motto di questa mattina, giovani più coscienti di cosa vanno incontro. Assolutamente sì, l'obiettivo è quello di ridurre gli incidenti, i morti e i feriti sulle strade. Ci sono tante cose da fare, ma una delle più importanti è quella di creare una maggiore consapevolezza che alcuni comportamenti e alcuni stati in cui alla volta ci si mette la guida sono potenzialmente molto pericolosi per se stessi, ma anche per gli altri. In Italia ci sono troppi morti sulle nostre strade e abbiamo bisogno di crescere. In questo senso, per esempio, l'uso dell'alcol e della droga è un fattore che è sicuramente causa di incidente e di morte. Può andare bene una volta, può andare bene due, ma poi succede. Bisogna assolutamente smettere di usare l'automobile quando si è sotto l'effetto di alcol o di droga. Da questo punto di vista, in Parlamento abbiamo approvato 2 settimane fa, alla Camera dei Deputati, una legge che introduce il reato di omicidio stradale. D'ora in poi chi si mette alla guida sotto l'effetto di alcol o di droga e produce la morte di una persona terza, che può essere un pedone, può essere un altro automobilista, ma può essere anche una persona seduta al proprio fianco, rischia dagli 8 ai 12 anni di carcere. Non è uno scherzo, è una cosa molto seria. Si vuole far capire che questo atteggiamento non può più essere tollerato. Accanto a me Nino Pipia della scuderia Ferrari Club Ribera. Giovani e alcol, un connubio pericolosissimo. Sicuramente pericolosissimo, noi siamo molto attenti come scuderia Ferrari Club, che ho l'onore oggi di rappresentare a livello regionale, siamo molto attenti a questa tematica e alla sicurezza stradale in generale. Organizziamo molto spesso, anche a Ribera abbiamo fatto in diversi anni questi convegni sulla sicurezza stradale, che è una problematica, dico purtroppo, sembra di grande attualità, in particolar modo la sicurezza stradale legata appunto alla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti, che purtroppo ahimè assistiamo continuamente a dei veri e propri bollettini di guerra. I numeri sono sempre molto alti di vittime nella strada, e dicevo, sicurezza stradale in generale, al di là dell'alcol, che ancora oggi è un tallone di Achille, specialmente queste nostre strade siciliane, che sono rimaste molto obsolete rispetto a quella che è la tecnologia. Noi rappresentiamo appunto gli scuderia Ferrari Club, rappresentiamo quindi l'eccellenza delle vetture a livello mondiale in tema di sicurezza, ma ahimè in questa nostra regione le strade giocano anche una cattiva la loro parte da questo punto di vista, non rappresentano sicuramente un bene per la sicurezza stradale. Accanto a me Francesco Piraino, presidente Porsche Club Sicilia. Giovani e alcol, connubio da evitare assolutamente? Direi proprio di sì. Assolutamente l'alcol è certamente un elemento che contrasta completamente il concetto di guida. A me fa molto piacere essere qui oggi a questo convegno organizzato dalla nostra amica Doriana Licata, non peraltro nostra socia, perché certamente il tema della sicurezza sulla strada è importante e chiaramente anche l'uso dell'alcol è da vietare assolutamente. Una cosa che ovviamente c'è da tenere presente è sempre la gestione dei giovani, e pertanto questa è un'occasione importante poter dare a loro i giusti consigli di coloro i quali hanno avuto anche loro le loro esperienze in passato, riportarle, perché è bello camminare, è bello guidare anche una macchina sportiva piuttosto che no, però è certamente sempre da mettere come priorità assoluta quella della sicurezza, e quindi non farci portare dalla macchina, ma essere noi sempre a gestire sia la macchina che la strada. Ovviamente le strade siciliane onestamente non aiutano molto la sicurezza, e questo è un tema che trattiamo sempre con le autorità
che non ci aiutano molto nella sicurezza sulla strada, però noi certamente ci dobbiamo adattare e non possiamo certamente esagerare. Io ringrazio l'occasione per far presente ai giovani, perché sono loro coloro i quali comunque sono il futuro, e quindi è importante per noi che anche loro abbiano una cognizione di quella che è la guida da tenere, la guida da realizzare con qualunque tipo di vettura. Pertanto sono lieto di essere qui e di nuovo ringrazio tutti. Accanto a me l'avvocato Francesco Vinci dell'Associazione Italiana Vittime della Strada. Un argomento molto tosto quello di questa mattina. Sono sempre tanti giovani ogni anno che restano vittime della strada, spesso anche l'alcol gioca a favore di queste vittime, no? E infatti dice molto bene, sarà mia cura oggi approfondire l'argomento relativo all'articolo 186 bis del codice della strada, che riguarda soprattutto i neopatentati, qua ce ne saranno molti fra qualche anno, e gli infraventunenni, quindi saranno esaminate le sanzioni, il tasso alcolemico previsto e non previsto e tutto quello cui si può andare incontro con una guida quando si beve, non è il caso di mettersi alla guida. Quali sono i dati degli ultimi anni? Ma i dati degli ultimi anni sono che è stato esattamente 3 giorni fa, c'è stato un ultimo rapporto dell'ACI Istat, e a fronte di siamo circa 170.000 incidenti l'anno, e la cosa brutta è che ci sono circa 9 morti al giorno. C'è stato un incremento del più 5,4% con riferimento ai sinistri che avvengono nelle aree urbane. Questo vuol dire che non si può far altro che invitare gli utenti della strada a mettere le cinture anche e soprattutto quando si guida nelle città. Può sembrare una cosa non scomoda, però se si fa riferimento al fatto che proprio nelle aree urbane succedono più incidenti, mettendo le cinture sicuramente molti incidenti potrebbero essere evitati. Accanto a me il dottore Falco, responsabile CERT di Ribera. Sensibilizzare i giovani per avere degli adulti più consapevoli è appunto quello che ci si propone oggi. Sicuramente sì, diciamo che uno dei mezzi, forse il tra virgolette più potente che abbiamo, è la prevenzione. Quindi sensibilizzare i giovani, far capire dove sta la differenza tra l'uso e l'abuso di una sostanza come in questo caso l'alcol, è fondamentale. Ed è fondamentale soprattutto perché questi giovani domani saranno i guidatori del futuro, saranno quelli che avranno l'automobile a 18 anni e che possibilmente magari dopo un preserato, un post-serato eccetera, si metteranno alla guida avendo alzato un po' il gomito. Allora speriamo che con la sensibilizzazione e con l'aiuto di club service come il Rotary, che devo dire troviamo sempre in prima linea rispetto a quelle che sono questi fenomeni, io spero che un domani quantomeno possiamo salvare qualche vita.